E a Gian Ferrero lascio la parola chiedendogli anche una cosa che è venuta fuori anche sentendo le cose che diceva Sbraga. Sicuramente tu ci parlerai di formazione perché quella è la cosa più, ma quanto può essere importante anche l'informazione nella scelta di un locale, cioè avere un'informazione come abbiamo visto in altri paesi, per esempio è essenziale. Essenziale, io racconto solo un esempio, questi giorni noi nel senso dico io, gli staff e amici con disabilità stiamo andando ogni sera allo stesso locale, perché un locale che non conoscevamo, però, e poi l'ho scoperto, ha fatto un corso di formazione sull'accoglienza di persone con disabilità particolari, e questo è stato notato, da quei ragazzi da per piccoli accorgimenti, no? Quando salivano si sposta la sedia, cioè senza il palazzo, come è successo invece la prima sera, che è stato ristorante, non c'era la carrozzina, c'era il palazzo su come riesco a gestire una carrozzina. Il palazzo, giustamente, non è una forma, non è visto una carrozzina, oppure anche se le vede sul palazzo potrebbe essere il palazzo, perché nessuno gli ha spiegato che bisogna trattare una persona in carrozzina come altre persone, solamente stare attenti ai piccoli particolari. Come che quando parliamo di persone con disabilità, che esse siano fisiche o sensoriali, è un discorso differente dalle persone che hanno problematiche legate all'alimentazione, perché lì si vale sulla salute, quindi sicuramente il discorso che diceva il dottore prima è indispensabile, essenziale. Con questo non vuol dire che è più importante rispetto al resto, però ovviamente si parla anche del resto, secondo me si parla di una buona accoglienza, vuol dire una buona qualità. Una buona qualità vuol dire che questo ristoratore, tornando all'esempio di prima, anche stasera troveremo lì, quindi si è beccato per 3 sere 15 persone. Poi ditemi se non è un locale che è benissimo, cioè si mangia benissimo, però forse è quel che lì, nel senso non lo so, però è un po' vicino a Porta Nuova di là, le varesine, faccio più di questa. Però questo è, e poi parlando con il titolare, e ovviamente questo qui è un locale che ci ha consigliato comunque la realtà, e ci ha detto che aveva fatto, forse mi sembra, un corso di formazione, ovviamente su tutta l'associazione, aveva formato il cameriere. E quindi questo si dice da solo, cioè sono tante parole. Lui, grazie a questo corso, si è beccato per 3 sere 15 piatti, cioè 15 pari, 15 coperti. E sono soldi, quindi è quello come arrivare in una ristoranza, sicuramente avere un discorso di menù garantito, che c'è ovviamente tutta la predisposizione per il discorso della celiachia, che non è semplice, vuol dire perché cucina, vuol dire tante cose, c'è investimenti, ma io conosco ristoranti che hanno fatto questi investimenti e hanno loro sono già entrati per l'investimento che hanno fatto. Lì bisogna essere un po' lungimiranti, prendere un attimo a bere, c'è ovvio che parlare di formazione in questo momento di crisi non è facile, perché immagino che anche la formazione quella classica sulla sicurezza che è obbligo, non penso che ci sia la fila per fare questi corsi di formazione. E quindi, però io dico sempre che fare la formazione per il turismo accessibile, quindi rivolto ai pubblici esercizi, per una migliore accoglienza sicuramente lo si fa non solo per i clienti con esigenze particolari, ma si fa per tutti, il discorso che anche si affrontava in FIPE. Io ovviamente ringrazio FIPE, così chiudo, perché ringrazio FIPE perché comunque vuole intraprendere questa strada. Sicuramente non sarà semplice, più importante è un po' la goccia che trasforma il sasso. Noi abbiamo fatto ieri una conferenza stampa come Regione Piemonte, io sono consulta del Piemonte, e ho fatto indagini e poi mi ho chiesto ai tour operator stranieri, 400 interpretati, qual era per loro indispensabile per considerarsi prodotto accessibile. Il primo, l'assenza di reti TikTok, il secondo, il discorso dell'alimentazione, la terza, l'accoglienza. Quindi è proprio questo, e per il tour operator, sul tour operator che persona importa. Adesso qua parliamo di accessibilità generale, però i ristoranti fanno parte della catena dell'accessibilità del turismo. Grazie, noi ringraziamo per lo spazio, per il tempo che ci è stato concesso e ci auguriamo dopo queste premesse magari di tornare anche alla prossima BIT o comunque al prossimo evento per raccontare dei risultati un po' più strutturati con questa offerta formativa dalla quale, come diceva Gianni Ferrero, vorremmo partire senza farci grandi illusioni, ma magari partendo anche con pochi numeri, però per sensibilizzare l'interesse delle imprese, la corsa che fa. Grazie.